che con deroghe particolari che vengono richieste per facilitare, anche in questo caso mi vorrei sottolineare che appare irrealistico il termine di 12 mesi ed illusorio, per completare io parlo, no? La ricostruzione di quella parte di città. E proprio per questo, appunto perché irrealistico, illusorio, destinato a ripercuotersi come un boomerang su chi pensa di creare false speranze nei confronti dei cittadini aquilani. Ma consentitemi di dire che anche se volessimo tornare al modello appaltistico, non vi è nessuna necessità di un intervento normativo di tipo straordinario, giacché proprio il mio decreto, decreto numero 23, contempla una ipotesi. E l'ipotesi è che nel caso ci sia d'accordo tra i proprietari privati di quel comprensorio, di quella porzione di città, di quell'aggregato, chiamatelo come meglio volete, se questi proprietari sono d'accordo, possono delegare il comune per l'esperimento di un unico appalto ad evidenza pubblica. Limitatissimi correttivi del decreto potrebbero rendere ancora più facile questa facoltà. Quindi, anche se si volesse passare da un modello risarcitorio che prevede la libertà di scelta dei singoli privati per individuare la progettista, il progettista, l'impresa e così via, e si volesse passare a un modello appaltistico, per raggiungere gli obiettivi previsti nella mozione, l'eccezione del termine che è realistico, sì, non c'è bisogno di nessun intervento normativo, già che i proprietari privati, se d'accordo, possono dire: comune, fai tu da stazione appaltante, fai un unico appalto, rinuncio quindi alla mia prerogativa di scegliermi il progettista o di scegliermi l'impresa e fallo tu. Quindi è già presente nella legislazione ordinaria, in particolare nel decreto numero 23. Tutto ciò chiarito, non mi sembra inopportuno in questa occasione tornare a sollecitare invece quella che è una cosa importante, oltre la presentazione di progetti da parte dei cittadini che possono farlo senza nessun tipo di ostacolo, né di tipo normativo né di altro genere, quindi dai progetti al comune. Non mi sembra inopportuno tornare a sollecitare invece una cosa importante, il cronoprogramma degli interventi sui beni pubblici che sono stati già oggetto di finanziamento da parte del governo. Mi riferisco ai beni pubblici del centro storico. Vedete, questo cronoprogramma che io torno a sollecitare è un cronoprogramma che ha la finalità di rendere chiaro ed ostensibile a tutti i cittadini i tempi entro i quali i soggetti attuatori sono il comune per i beni di sua proprietà, il provveditorato delle opere pubbliche, la provincia per i beni di sua proprietà, la Gran Sasso Acqua per i sottoservizi, sono stati nominati soggetti attuatori, devono in pratica con questo cronoprogramma che ci viene presentato rendere chiaro a tutti quelli che sono i tempi entro i quali i soggetti attuatori si impegnano a completare la progettazione, ad esperire la gara e a completare l'intervento di ricostruzione. Vedete, questo adempimento che io sto sollecitando del cronoprogramma, è un adempimento a cui i soggetti attuatori peraltro sono tenuti e obbligati per effetto del decreto, di una disposizione del mio decreto 23 che ha finanziato quelle opere, ha detto: io finanzio queste opere, nomino questi soggetti attuatori, ma questi soggetti attuatori sono tenuti a presentare un cronoprogramma che impegni loro, ma ovviamente che sia un modo anche per sollecitare, per controllare le varie fasi di una ricostruzione, cioè la progettazione. Se diamo un progetto, se il comune dà l'esecuzione di un progetto su un bene pubblico finanziato, che termine ha dato per la progettazione? Viene rispettato questo tempo per la progettazione? Poi per l'esperimento della gara, quali sono i tempi necessari all'esperimento della gara? Quindi è un impegno, in qualche maniera una programmazione, e naturalmente anche per l'esecuzione dei lavori, in maniera che si possa monitorare anche la fase della ricostruzione, perché il mio obiettivo non è il finanziamento. Il mio obiettivo è che questo finanziamento produca l'immobile o il bene pubblico ristrutturato entro tempi ragionevoli, che sono i tempi che vorranno darmi i soggetti attuatori in relazione alle loro capacità e potenzialità. Certo, sarebbe provocatorio chiedere, e lo faccio come a mo' di battuta, sarebbe provocatorio chiedere che questi cronoprogramma che devono produrmi su immobili pubblici già finanziati siano compatibili con i tempi che sono stati indicati nella mozione del Consiglio Comunale? Se tutto ciò è possibile,
vedremo se il cronoprogramma